Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Finalmente tornano i video sul Natale perché sta arrivando Natale, che bello! E allora, in questo video vi consiglio 5 film e 3 serie TV. Andiamo un po' spediti perché in tutto sono 8 consigli e alcuni di questi titoli io li ho già visti, altri no, però a me interessano e quindi potrebbero interessare anche a voi. Partiamo con Qualcuno Salvi Natale, sono due, il primo uscito nel 2018, il secondo per Natale 2020. Io li ho recuperati entrambi per Natale scorso. È una storia semplice, racconta di due fratelli che devono aiutare Babbo Natale nella missione a Babbo Natale, semplicemente, e tra una sfiga e l'altra poi ci riusciranno sicuramente. Diciamo una storia un po' così da vedere magari all'ultimo minuto per chi ha figli, fratelli, nipoti, cugini piccoli, ma anche per voi stessi perché è molto divertente e secondo me fa anche un po' bene all'anima divertirsi un pochino con un film leggero, anzi con questi due film leggeri. Qualcuno Salvi il Natale. Poi abbiamo un film che da 2 anni a questa parte è diventato il mio film preferito di Natale di sempre. Cioè Last Christmas, poi va ragazzi, Emilia Clarke, cosa ve lo dico a fare, io la stradoro. È un film forte, che vi riempirà il cuore di tristezza ma anche di gioia, anche divertente sicuramente, che vi farà passare una bella serata, ma è anche molto 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 riflessivo. Racconta la storia di questa ragazza che lavora in un negozio per Natale, insomma, vende tutte le robe di Natale e fuori da dove le lavora incontra appunto un ragazzo e si conoscono, si iniziano a frequentare così colà e poi scoprono che si stanno innamorando l'una dell'altra. Lei, diciamo che quando è con lui si estranea da tutti i suoi problemi familiari e non, e lui pare che abbia trovato una compagnia perché lui si è appena trasferito lì, e quindi insomma tutta questa storia quasi d'amore che sta nascendo insomma in quel momento, però alla fine scopriamo che non è proprio così, cioè non doveva andare a finire così per me, però è molto triste, molto toccante, profondo e super meraviglioso, e ve lo consiglio. Io devo impararmelo a memoria questo film, ho deciso. Poi abbiamo un film che io non ho ancora visto, che dovrebbe essere uscito quest'anno, perché Google mi dice 2021, quindi è di quest'anno, che si chiama Dickens, l'uomo che inventò il Natale. Io adesso non ho molte informazioni, se vado a cercarlo in questo momento su Google, però mi interessava molto perché tra i libri che ho scelto da consigliarvi, che poi questo lo vedremo poi, no, 2017, perché ho letto 2021, vabbè, ho fumato un po' di canne, scusate. Allora, leggiamo la trama su Google. Dice: di ritorno da una tournée in America, l'autore Charles Dickens affronta un momento di crisi personale e creativa. Ispirato dai racconti di una serva irlandese, riesce a scrivere Canto di Natale destinato a diventare un classico della letteratura. Va bene, come è nato Canto di Natale praticamente, quindi dovrebbe essere molto molto bello, molto interessante, perché Canto di Natale è uno dei miei libri preferiti della vita di Natale, che appunto rientra anche tra i consigli dei libri di Natale da leggere, e quindi boh, vedremo com'è. Poi naturalmente abbiamo un bambino chiamato Natale, forse è questo del 2021, che è nato adesso, che sì, che è nato, certo, che è nato, che è uscito adesso. Adesso andiamo a vedere anche la trama di questo. Ecco, sì, questo è del 2021, quindi questo è recente. Vi leggo la trama di Google perché è un film che volevo vedere, che ancora vedo, anche perché è uscito scarso, un mese, 3 settimane fa. Un ragazzo qualunque di nome Nicholas parte per un'avventura nel nevoso nord alla ricerca del padre. Quest'ultimo sta cercando di scoprire il leggendario villaggio degli elfi. Quindi anche questo penso, cioè, mi ispira, diciamo, tenerezza, mi ispira gioventù, anche perché io vedo, adesso la locandina lo vedrete perché ve la metterò sicuramente, un bambino sui 10 anni, 8-9 anni, 10 massimo. E quindi è
un po' come qualcuno sale di Natale, penso. Mi ispira questa cosa di gioventù, più di quanto io sia, cioè più giovane di quanto io sia. E poi, naturalmente, un classicone dei film, Nightmare Before Christmas, che naturalmente si vede sia ad Halloween sia a Natale. Quindi si vede due volte in giro di 2 mesi, poi per tutto l'anno magari non se ne accorga nessuno, e invece poi Halloween e Natale riesce in Nightmare Before Christmas, anche se in realtà questo film è una costante nella mia vita. Poi passiamo alle serie TV. Vediamo un po' cosa ho scritto, cosa ho visto, insomma. Sono solamente tre. Allora, la prima è Natale con uno sconosciuto, che io ho visto solamente la prima stagione, quando è uscita 2 o 3 anni fa, mi sa 2 anni fa, e poi la seconda non l'ho mai più vista. Cioè, ho visto che è uscita la seconda stagione, ma io non so, mai vista, quindi devo recuperare la seconda stagione, che mi pare sia uscita l'anno scorso, per Natale scorso. Non mi ricordo neanche la prima stagione, non mi ricordo, è proprio caputo questa serie TV. L'avevo vista, mi stava molto simpatica, ricordo che era molto molto carina, carinissima. Di certo non il massimo delle serie TV, perché io ne ho viste veramente un fottio di serie TV, e posso dire che questa non è chissà cosa, cioè mi ricordo che era sì simpatica, carina, un po' così, niente di che, e quindi si deve recuperare la seconda stagione. Mi rivedrò anche la prima perché non mi ricordo niente, quindi dovrebbe essere su Netflix. Poi anche questa forse su Netflix, non sono sicura, forse sì, che ho visto sul canale di Arianna, il figlio di Arianna, e che la volevo recuperare anche io. È una serie TV, diciamo, di una sola stagione, che è uscita l'anno scorso. Aspetta che non leggo neanche la mia scrittura. Dace e Lili, scusate, scrivo male, non capisco neanche la mia stessa scrittura. D'accordo, Dace e Lili dovrebbe essere, anche questo è un po', mi dà il nome anche la locandina, mi sa un po' di leggerezza, di freschezza, di passare una giornata un po' così, fare big watching, magari si vede. Poi una serie TV che non ho mai neanche sentito, adesso andiamo proprio a vedere anche su internet, perché ovviamente io non mi informo mai prima di fare i video, perché se ne ho scritto solamente i titoli che dovevo dire, e poi non ho scritto più niente perché io sono un po' così, no? Mi preparo, ma non mi preparo neanche tanto. Comunque, l'ultima serie TV dovrebbe essere Blown Away Christmas. Vediamo un po' cosa dice Google. No, perché mi dice un'altra roba? Ah, ecco, scusate. L'ho trovato, l'ho trovato. Dovrebbe essere uscita quest'anno, perché mi dice il trailer un mese fa. Netflix anche questa. Ma non c'è in italiano? Perché non mi appare la cosa in italiano? Va bene. Vediamo se riesco a tradurre qualcosa. No, non mi fate tradurre dall'inglese, per favore. Comunque, mi sembrava carina, e tra l'altro è anche di quest'anno, quindi sì. Diciamo che è un po' come io, cioè mi ricorda un po' Younger in realtà. Questa cosa qui, super figa. Boh. Se non avete mai visto Younger, cosa avete fatto nella vostra vita? Va bene, comunque, questo video è finito qui. È un po' un imbarazzino, un po' preparato alla buona, ma chi se ne frega, io sono un po' così, come viene viene. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se avete visto uno di questi film o serie TV. Se avete altri consigli, io non ho potuto inserire altri film che in realtà avrei voluto inserire, perché ho voluto dare la precedenza ai film in realtà che mi interessano di più dire, consigliare, e quelli da vedere. Noi ci vediamo venerdì con un altro video, diciamo ordinario, e poi martedì prossimo con i consigli dei libri. Vi farò sapere se nel frattempo avrò letto anche uno o due di questi libri. Sono tre, sono molto interessanti, e magari da farvi proprio regalare a Natale. E fatemi sapere anche in quel video cosa vi interessa, insomma, se avete qualcos'altro magari aggiungo e dico, altrimenti mantengo questi 5 libri e vi farò sapere. Tanto, appunto, se vi fate regalare un libro di Natale proprio a Natale, a parte che c'è il Natale prossimo.
Oppure lo leggete poco dopo Natale, cioè tanto è sempre Natale, fino a Capodanno è sempre Natale. Comunque, se volete iscrivervi, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!